Sergio. Siamo con il rappresentante dei pastori di Cascia, con Antonio, qui a Cascia per la manifestazione che hanno organizzato il secondo anno sulla saparatura. Che cos'è la saparatura e perché nasce? La saparatura è un'usanza sarda che consiste nel ricostituire qualcosa che si è spezzato, che in qualche modo è venuto a mancare. In questo caso loro ci hanno donato delle pecore perché noi abbiamo avuto problemi con il terremoto. L'anno scorso, ricevendo queste pecore, abbiamo cercato di accoglierli facendo una festa. Queste persone sono arrivate dalla Sardegna con tutte le varie problematiche che c'hanno, l'organizzazione, ma sono arrivate e ci hanno fatto questa cosa, questa solidarietà regalo. molto toccante. E l'abbiamo accolti e abbiamo organizzato una festicciola. Poi ci siamo resi conto che essendo uniti, facendo un gruppo di pastori, possiamo far fronte a quelle che sono le problematiche di ogni allevatore, tutti insieme possiamo migliorare questo affronto alle problematiche. Abbiamo organizzato per quest'anno questa festa, che io la chiamo festa, qualcuno la chiama fiera, è un connubio che secondo me può anche andare. Infatti c'è questa cosa che avete organizzato praticamente, una parte non gastronomica, una parte che stende sì. Per l'agricoltura e la zootecnia, e ecco. Quindi c'era stato un bel intervento di autorità e che ha toccato praticamente sì. Le problematiche di zootecnia. Ci abbiamo avuto un convegno, si è parlato delle problematiche che ci abbiamo per quanto riguarda la gestione delle aziende. Si è parlato delle varie problematiche a livello nazionale, anche un po' regionale, dei vari pascolamenti, perché noi dobbiamo sfruttare i pascoli, dobbiamo sfruttare quello che c'è possibile che ci offre il territorio nostro. Abbiamo fatto la fiera divisa, come diceva lui, in due cose, abbiamo in due gruppi, la parte più tecnica, si è discusso di queste problematiche e la parte proprio. Abbiamo cercato di esporre, di vendere, di creare dei prodottini da mettere oggi in fiera e abbiamo dato il via a questa cosa. Volevo ringraziare innanzitutto chi ci ha dato la possibilità, chi ha creduto in noi venendo qui a esporre quello che ci può essere di aiuto per semplificare questa come si posso dire, questa non chiamiamo la rinascita, questa ripartenza. Grazie. Prendiamo qualche formaggio. So bello tanto.